C'è scuola e scuola. Ad Amburgo è nata la scuola dei baci, per uomini soli. Le donne fanno parte della scuola. Gli iscritti sono in gran parte emigranti di casa nostra, che per un centinaio di marchi al mese compiono un vero e proprio corso di addestramento professionale che possa annullare secoli di privazioni e di rinunce. L'istruttore, Peter Himmler, ogni riferimento è puramente casuale, è un ex caporale della Wehrmacht. Dopo aver fatto lavare, disinfettare, gargarizzare e sterilizzare denti, gengive, lingua e palato degli allievi, li passa accuratamente in rassegna. E finalmente si va in aula. Aprire la bocca. Altro controllo. Bene. Denti sani, bocca sana, alito fresco. Bacia la bocca come a denti il pesco. Avanti un altro. E Totuccio, che non ha ancora capito, ci prova. Inizia la lezione pratica. Cominciamo col primo. Bacio a sorpresa. Al magliaro, naturalmente, tocca il bacio di contrabbando. Via, avanti un altro. Rudy, il moro, è già al secondo corso e dispone di una tecnica più raffinata. Questo è il suo esame di bacio romantico. A Pasquale, detto 3-7, tocca il bacio galante, ma l'istruttore interviene a tempo per non farsi sciupare la cavia. Ed ecco Kurt il taglialegna. Kurt avrebbe dovuto debuttare col bacio pinnale, ma preferisce lo stile libero e fa a modo suo, seguendo la tecnica di abbattimento del tronco. E finalmente eccoci a Totuccio. È la sua grande occasione. Ma Totuccio, emozionato e indeciso, prende tempo e riflette. Non ha imparato nulla del bacio auricolare e poi a lui la modella non piace, preferisce addestrarsi con l'assistente e ci riprova. Per coloro che sentissero la necessità di un corso di aggiornamento, ricordiamo che la scuola tedesca insegna ben 18 tecniche diverse di bacio, fra le quali il mascellare, l'auricolare, il pinnale, come si legge sugli appositi cartelli. ADL, per chi non lo sapesse, significa ad libitum, ovvero sia a piacere, dove e come si può, naturalmente con tariffa speciale.